Grazie a tutti. Mio marito è salvo, la Somalia è quella che è, l'Italia pure. Mi dicono che lei si innamora facilmente, è vero? Il leader progressista Achille Occhetto, un po' di tempo fa, ebbe la bella idea di andare, prendere un aereo, andare ad Hanoi, da Ho Chi Minh, e offrire a Ho Chi Minh dei militanti della FIGC come volontari nella guerra antiimperialista contro gli americani. Poi tornò, prese carta e penna e scrisse testualmente di suo pugno: gli americani, che come dicono i vietnamiti sono perfettamente idioti, fanno le guerre solo per pagare alla fine del mese le rate della loro televisione. Faccio questo non perché sono stanco della vita, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Fate no, calma ragazzi, calma. Abbiate l'umiltà, perché ci sono che ci hanno chiesto di non fermarci. Allora, ci sono motivi di sicurezza, non vogliono. Abbiate l'umiltà. Sì, sì. Qui abbiamo di nuovo. Il 29,6% degli italiani dice che Silvio Berlusconi è il politico che maggiormente buca lo schermo. Scusate, sono. Sono un po'. Allora. Facciamomi un applauso di incoraggiamento. Grazie. E fino a prova contraria ci sono 8 milioni di italiani che guardano Santoro. Qualche cosa vorrà pur dire. Vogliamo essere come uomini e come socialisti. Gli spettatori inerti di questo dramma grandioso. O vogliamo anche noi trovare una parte da protagonisti? Io preferisco una parte da protagonista. Una volta Noschese venne a chiedermi una consulenza. Noschese? Sì. Vede che sapeva da chi andava Noschese. Io non c'entro nulla. È difficile entrare nei meandri, nei circuiti di un cervello fortemente ammalato. Apollo, dio della luce, padre di Esculapio, garante di buona salute, rasserena cielo e animi dalla Val d'Aosta alla Campania. Tempo da dei nordici, tipo Odino. È sempre lui, l'ho individuato. No, io la prego. Biscottino, ma qua su se biscottino. Oh, mamma. Fanno. Biscottino. Mamma. Allora. Fermo. Fede, falta il giornale, mangia biscottino. Ciascuno di noi deve restare fermo dove si trova per un minuto di urlo muto che sarà fortissimo. Dice il PDS, a Berlusconi saranno tolte due reti, non subito, una subito e l'altra nell'arco dei 5 anni. Abbiamo tempo. Io conoscevo quest'uomo. Sì, signore. Giù, nel profondo, oh signore, al di là di tutti i suoi peccati, io so che la sua anima era buona. Sì. E in virtù di ciò io ti supplico, signore, ti supplico di accoglierla nel tuo regno celeste. Sì. Ecco, mostraci la tua grandezza, signore. Guida il nostro fratello verso la luce eterna. Rendiamo lode al signore. Rendiamo lode al signore. Caro Melucci, lei... Meluzzi. Benissimo. Sì. Caro illustre Meluzzi. Sì. Il cavalier Berlusconi ha scritto sia una prefazione a Tommaso Moro,
sia una prefazione ad una edizione del Principe di Machiavelli, quella nota perché commentata da uno pseudo Napoleone, una celebre edizione del Principe di Machiavelli. Vedo che è un lettore attento di Berlusconi. Sono un lettore attento, più di lei stia attento, no, ma io come sono attivista lettore di Forza, no, Italia. Dicio! Scusi, D'Alema alla città giudiziaria oggi, alla fine ha vinto? No, D'Alema è come Occhetto, sono due grandi bugiardi. Io volevo fare intervenire il senatore Speroni, ma ci ha abbandonati. No, per carità, gli volevamo dare la parola adesso, e però... L'onorevole senatore Speroni non c'è. Buongiorno. Ci darebbe una battuta all'uscita del Quirinale? Sì, ve la do là. Prese le tangenti, non dire che si agita, a me è andata male. Mentre la signora Gruber, che io adoro, fa tanti casini, e voce, non c'è goglia. Dovrebbe partire il pezzo da Milano, Dario Carella, Milano Tangenti. Please, please, please. Sono un orrore di natura, una bestia impazzita. Io sono del tutto estraneo rispetto... Io in Rai non trovo un dissidente, D'Alema, da Tunnel ad l'ex Avanzi, a Blob, Rai 1, Rai 2, Volcic. Benissimo, allora più che mai appuntamento con voi per le notizie da noi e per le notizie da voi. Allora, 17.35 ieri, Rete 4 stava a 1.725.000, 17.40 a 1.960.000. Fare una striscia fuori target, come faccio io, di politica alle 18, è già di per sé faticoso, e avevo l'opportunità di lanciarla circa 2 milioni con il traino della trasmissione precedente, ma mi hanno messo qualche cosa per cui da 1.960.000 scende a 1.395.000. È 1.455.000, quindi io devo recuperare un ascolto per un appuntamento che comunque non è stabile. C'è quasi un tentativo di uccidermi,
Ma allora, cari signori, se mi volete uccidere, io preferisco suicidarmi, perché almeno scelgo l'arma, la musica, ricomincio da capo. E io me ne rivado. Vediamo che succede. Me ne rivado. Varietà, varietà, una rossa che la dà. Ecco, noi ancora non ci conosciamo canalmente, ma come si dice, donna di sinistra, beato chi gliela amministra. Addisso, buoni tutti, ma fa... In Italia non sono in re che devono tornare, in Italia devono tornare i conti! Lei, signore, è un privilegiato, ma sa? Che privilegio? Si goda questo suo privilegio. Povera. Vuole toccare una coscia? Ma no, ma scusi! Perché la giustizia? No, perché, la giustizia! Volevo dire, è mio. Noi l'angolo politico l'abbiamo già occupato con l'onorevole Leoluca Orlando. Buono quello, arto, arto, grosso, grosso e pregnone, pregnone. E chi hanno mandato in prima linea a fare i servizi sulla Bosnia? Paolo Liguori. Uno lecca il culo per anni, poi arriva questo fighetta e gli soffia il posto, no scusate. Io vi propongo un programma che comprende la botte piena e la moglie ubriaca. Tunnel, domenica. 20:30, Rai 3.